Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale. Con questa serie di video vi voglio mostrare la mia collezione di maglie da calcio dell'Arezzo. Maglie che provengono tutte dal campo, tutte o quasi tutte, campo o spogliatoi o comunque regalate da calciatori. Quindi non sono maglie da store, ma sono maglie da campo. Prese via nelle partite nel corso degli anni, collezione che ad oggi conta circa 240 maglie. Chiaramente molte sono doppie, ma ne vedremo una parte ristretta, che sono circa 80 maglie che fanno parte della collezione principale. Le maglie partono dagli anni 80, anzi una, 86. Fino ad oggi. Quindi poi vedremo anche nel corso dei video anche le varie differenze tra maglie da campo e maglie da store per quanto riguarda le maglie dell'Arezzo Calcio. Iniziamo la presentazione con questa, che è probabilmente la maglia più importante che ho in collezione, e anche la prima che vi faccio vedere, che è una maglia della stagione 86-87 in cui l'Arezzo militava in Serie B. È una maglietta netta, è bellissima, maglietta netta sponsor Lebole, maglia appartenuta a Guido Golotti, eccola qua, con scritta con sponsor Lebole in vernicetta, numero stampato in plastichina, e questo colletto che è meraviglioso, rende molto l'idea del vintage. Eccola qua. Quindi maglia Lebole stagione 86-87 appartenuta a Guido Ugolotti. Facciamo ora un salto in avanti di 4 anni. Maglia versione home, quindi maglia da casa. Sponsor Oro Arezzo in vernicetta per l'appunto dorata con stemma GSG, che era lo sponsor tecnico di abbigliamento sportivo che produceva le maglie, e lo stemma della US Arezzo 1923 con sotto sempre più piccolo Oro Arezzo. Anche qui il numero è in vernicetta stampata con logo GG anche sul numero, e questa maglia è appartenuta a Gianluca Petrachi, fino a qualche anno fa direttore sportivo della Roma, e questa qui fu indossata per l'esattezza nell'ultima partita di campionato contro la Campagna Puteolana, partita che terminò 0-0. Eccola qua. Stesso anno, maglia la trasferta. Qui purtroppo l'etichetta GG è saltata. Vabbè. Sempre sponsor Oro Arezzo in vernicetta dorata con lo sponsor con il simbolo dell'Arezzo in vernicetta nera e la scritta Oro Arezzo sotto. In questo caso anche qui abbiamo il numero in vernicetta amaranto. Maglia appartenuta a Stefano Butti. Stefano Butti che detiene il record di presenze con la maglia dell'Arezzo, che con oltre 300 presenze, appunto, è il recordman per presenze della squadra. Eccola qua. Molto bella. Passiamo ora alla stagione 95-96, quindi dopo la radiazione del 93, e troviamo questa bellissima maglia gialla, sponsor tecnico GEMS. La particolarità di questa maglia è che è stata utilizzata solo in un amichevole precampionato contro la Fiorentina, e la cosa strana di questa maglia è che senza sponsor. Questa maglia è la numero 19,
e fu presa da un amico raccattapalli all'epoca dopo la partita, e appunto senza sponsor, mentre un altro amico che ha la numero 18 è quello sponsor, quindi non so perché è così, ma tant'è. Quindi maglia gialla, sponsor tecnico James. Qui siamo dopo il periodo della radiazione del 93. Vediamo che lo stemma è simile al precedente, ma comincia ad essere diverso, e via via poi vedremo con il passare del tempo che muterà. Non di tanto, però avrà delle sostanziali modifiche. Quindi maglia gialla, precampionato 95-96, dove l'Arezzo appunto era da poco ripartito dopo la radiazione della Serie D, e questa maglia fu utilizzata in amichevole precampionato contro la Fiorentina. E invece qui si arriva in campionato, quindi sempre stessa stagione. Vedete qui lo sponsor, stavolta c'è Caffè River. Sponsor tecnico James. Simbolo Arezzo, il logo è cucito. Molto carino questo, il logo. E dietro abbiamo il numero, che è una plastichina molto sottile, sempre con la scritta James. E questa è molto bella, manica lunga, è bellissima anche quella manica corta, che però purtroppo ancora non ho. Eccola qua. Questa maglia appartenuta a Marco Di Loreto. Adesso maglia 96-97, sempre sponsor Caffè River, sponsor tecnico James, anche qui sponsor stampato in vernicetta. Qui abbiamo il numero in vellutino, eccola qua, una maglia molto bella perché dal colletto fino alla manica, sia nella versione a manica lunga sia nella versione a manica corta, abbiamo questa cucitura che è coperta da questa striscia di stoffa che riporta il cavallino rampante con la scritta appunto AC Arezzo, perché appunto dopo la radiazione la squadra passò da US Arezzo ad AC Arezzo. Quindi maglia Amaranto, versione casa, stagione 96-97. Passiamo adesso alla stagione 98-99, con questa maglia bellissima, una delle più belle di tutte e forse la più ricercata delle maglie, diciamo, recenti. Eccola qua, bellissima maglia con questi triangoli bianchi e neri sulla spalla e sulla manica. Sponsor 1R, sponsor tecnico di nuovo la GEG, sempre scudettino ricamato. E qui abbiamo il numero in plastichina gialla. Eccola qua. Passiamo ora alla stagione 99-2000. Di questa stagione qui ho una sola maglia, la terza tra l'altro, abbastanza rara, indossata pochissimo. Eccola qua. Maglia con sponsor Despar. Despar in vernicetta che però andando via. Sponsor tecnico Galex, numero stampato, anche questo che si sta un pochino logorando. Molto bella questa maglia perché sulle maniche ha la testa del cavallo. Eccola qua, bellissimi questi dettagli. Quindi maglia Galex, terza maglia, vediamo che qui lo stemma comincia ad avere delle differenze. Mentre prima era scontornato, adesso ha un ulteriore scudetto intorno. In questa stagione verranno usate le maglie sia con
con lo stemma precedente, sia che con il nuovo stemma, con lo scudetto più grande intorno. Eccola qua, quindi stagione 99-2000. Arriviamo ora all'ultima serie di maglie di questo primo video. L'idea era di fare 10 maglie alla volta, qui siamo a 11-12, però queste maglie qui sono tutte della stessa stagione e vedremo adesso perché. Questa qui è la stagione 2000-2001. Stagione 2000-2001 che inizierà con questa maglia qua, sponsor CIET. Lo scudetto torna piccolo, scontornato, maglia con scollo a V bianco e il colletto, numero in plastichina e questa è la prima maglia della stagione 2000-2001. Andando avanti nella stagione, la maglia diventa con il colletto nero, maglia con colletto nero e cavallino bianco, sponsor sempre Siet, cambia il font del numero che è sempre in plastichina, mentre prima c'era un numero pieno, adesso che abbiamo un numero scontornato con il doppio bordo. Quindi queste qui sono le prime due maglie. Inizio stagione e poi andando avanti arriva questa. Successivamente ho queste due, abbiamo anche questa maglia Siet, sempre manica lunga, dove troviamo sul petto a destra il ricamo in oro a Ciarezzo 1923. E il simbolo, lo stemma della squadra ritorna di nuovo con il doppio scudetto, con il doppio scudetto più grande. Qui abbiamo sempre un numero in plastichina. E per finire abbiamo la maglia versione da trasferta, che è una versione da trasferta di una maglia che versione da casa io non ho. Eccola qua. Quindi è la maglia bianca, dove troviamo sempre il ricamo a Ciarezzo 1903, sempre lo stemma della società con il doppio scudetto. Però qui troviamo nella maglia una riga amaranto sul petto. Questa maglia anch'essa ha una sua versione da casa. Quindi diciamo che per la stagione 2000-2001 sono stati utilizzati all'incirca 4 o 5 modelli di maglie diverse. Ancora ci devo studiare, dovremo fare qualche ricerca. Però ecco qua, sono appunto 4-5 modelli diversi e per ogni modello c'è la versione da casa e da trasferta. Eccole qua. Quindi questo primo viaggio sulla mia collezione per ora termina qui e con il prossimo video vedremo le maglie all'incirca dal 2002 al 2006-2007. Quindi continuate a seguirmi e vi mostrerò altre maglie. Ciao, alla prossima.